ci proponiamo di disegnare una scala cosiddetta a ventaglio. Supponiamo di avere un vano scala predefinito che è questo, per esempio stiamo ristrutturando un edificio che ha questo vano scala. Dobbiamo però ricostruire la scala, abbiamo stabilito che la larghezza della rampa è 120 cm, c'è quindi uno spazio tra le rampe di 60 cm. Non possiamo realizzare una scala a due rampe, ma dobbiamo realizzare una scala che occupi anche la parte tonda, quindi un'unica rampa che si sviluppa per tutto il perimetro della scala. Abbiamo fatto dei calcoli e abbiamo stabilito che abbiamo bisogno di 19 alzate e che la pedata deve essere sui 30 cm. Ora, se noi abbiamo dei gradini nella parte rettilinea della rampa di pedata 30 cm, basta fare un offset di questa linea e abbiamo una serie di gradini di pedata 30 cm e non ci sono problemi. Nella parte tonda che succede? Disegniamo un gradino per esempio così. Come misuriamo la pedata di questo gradino? Questo gradino ha una forma più o meno trapezoidale, avrà una misura minima qui che è al di sotto ampiamente dei 30 cm e una misura massima che è al di sopra dei 30 cm. E allora dove si va a misurare la pedata di questo gradino? Ebbene, la normativa prescrive che la pedata va misurata lungo una linea che si trovi a 40 cm dal margine interno della rampa. Quindi procediamo a un offset di 40 cm. Ecco, lungo questa linea, che è la linea delle pedate, misuriamo allora la dimensione della pedata, la lunghezza della pedata. In questo caso, se vogliamo misurare questa pedata lungo questa direttrice, abbiamo 1 misura di 36 cm che non va bene. E allora come possiamo procedere? Ci sono vari tipi di costruzione geometrica. Quella che utilizziamo è ad esempio quella che va sotto il nome di metodo delle tangenti. E cominciamo a disegnare un primo gradino, per esempio lungo l'asse di simmetria in mezzeria di questo vano scala. Per misurare una pedata di 30 cm lungo questa direttrice ci sono infiniti metodi, per esempio possiamo ricorrere a un metodo veloce. Disegniamo una circonferenza di raggio 30 cm. Quindi uniamo il punto O con questo punto appena trovato ed estendiamo al muro perimetrale. Questo è il primo gradino. Possiamo disegnarne un secondo, sempre con lo stesso metodo. E procediamo a individuare le altre misure di 30 cm, utilizzando ad esempio sempre un cerchio di raggio 30. Ecco, abbiamo anche numerato i punti in cui vanno collocate le varie pedate. Abbiamo disegnato i primi due gradini, quindi le prime tre alzate. Possiamo ora applicare questo metodo grafico per proseguire nel disegno della scala. Potremmo anche disegnare un terzo gradino e poi procedere con la costruzione del metodo delle tangenti, ma avremmo un passaggio non adeguatamente dolce tra la parte rettilinea della rampa e quella curva. E allora vediamo prima di tutto qual è il punto in cui finisce la scala, ed è questo, o inizia a seconda del verso di percorrenza. Dunque per il punto 9 facciamo passare una linea orizzontale. E allora prolunghiamo la linea della terza alzata fino a quest'asse qui. Questo è il punto corrispondente al punto 2, che quindi possiamo chiamare punto 2. Dal punto 2 riportiamo tanti intervalli di lunghezza pari al valore della pedata, quindi di 30 cm. E quindi uniamo ciascun punto che si trova lungo
la linea delle pedate con l'omologo che si trova lungo quest'asse. Il punto 3 con il 3, il punto 4 con il punto 4 e così via. Il punto 9 è già allineato col punto 9 che è sull'asse. Ecco, queste linee prolunghiamole fino al margine esterno della scala. Questo è l'andamento dei gradini di questa prima rampa e che possiamo evidenziare eliminando tutte le linee di costruzione che non ci servono. Con il comando specchio disegniamo l'altra metà della rampa. Ecco, questo è il disegno completo della scala a ventaglio, formata da 19 alzate. Si parte da qui, si procede con senso orario e si arriva all'ultima, alla 19ª alzata. Naturalmente poi il disegno va completato inserendo il punto di sezione della rampa che va al piano superiore. Al di là della linea di sezione si vedrà invece la rampa che dal piano inferiore arriva alla quota del piano in oggetto. Questa costruzione, ripeto, consente di avere un passaggio graduale, dolce, dalla rampa rettilinea al tratto di rampa curvilinea, senza bruschi passaggi che possono creare problemi nella percorrenza in sicurezza della scala, sia in salita che in discesa. Quindi non è un fatto puramente estetico o solamente estetico, ma è anche un fatto di funzionalità e di sicurezza. Possiamo ancora completare il disegno inserendo dei corrimano, per esempio di dimensione 5 cm, con degli offset. Nei prossimi video vedremo altri tipi di costruzione geometrica, metodi differenti che hanno comunque l'obiettivo di rendere più agevole e più sicura la percorrenza di una scala. Ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.